Ciao a tutti ragazzi, oggi è tempo di investigare. Nello scorso episodio stavamo parlando con questo signor Albie che sembrava avere qualche informazione in più sulla maledizione di Tekunuman, ma il simpatico signore è fuggito. Adesso dobbiamo riuscire a trovare qualcosa che ci faccia capire dov'è la casa di questo Albie. Forse, allora, indaga sull'omicidio di Zacharias, vabbè, come al solito, introduciti di notte con Watson nell'ufficio di Marley. Allora, io direi di andare nell'ufficio di Marley. Watson, stay alert and you'll need to be quiet. Piano piano. Più che altro perché sta nascondendo qualcosa il signor Marley nel suo ufficio. Ah, ok. Allora, grimaldello. Va bene. Proviamo il primo. Col primo riusciamo a alzare solo un pochino. Proviamo il secondo. Nada. Momento, ma perché posso muoverli avanti e indietro? Ecco perché. Allora, no, ce ne serve sicuramente uno abbastanza grande. Proviamo questo. Ecco. Allora, la prima è aperta. Passiamo a quella indietro. Ok, e la seconda pure. Vai, adesso ho capito come funziona. Allora, l'ufficio, se non ricordo male, era da questa parte, ecco, sì. Musica misteriosa. Sta per succedere qualcosa. Ok, allora non si può passare da qui. Cosa succede se tiro questa leva? Aha. Allora, con T riesco a vedere dettagli che prima non avevo notato, tipo. Tipo questo? Questo dovrebbe spostare la grata, allora. Ok. Perfetto. Ta-da! Ed ecco che abbiamo una scala. Direi che possiamo provare a salire. Vai. Allora, vediamo se abbiamo tutto il percorso fatto bene. Oh, non cadere. Cos'è Q? Ah, ok, con Q posso... posso chiedere aiuto a Watson, probabilmente. I need a clear path. Watson. Ah, ok, posso utilizzare Watson. Ottimo. Fuori dalle scatole. Torniamo con Sherlock. Madonna santa, io non riuscirei mai a fare questa cosa. Non soffro di vertigini, per niente. Però mi metterebbe sinceramente ansia. Andy. Perfetto. E ora abbiamo tutta la stradina pronta. Allora, arrivati qui, Holmes mi deve assolutamente muovere quella cancellata. Dovrebbe essere l'ultimo, questo qui. Ok. Vai. Vai, Sherlock. Qui non possiamo saltare? È troppo forse per lui? No, no. Allora, non possiamo saltare. Dobbiamo riportare il vagoncino in quella zona lì. Torniamo al nostro Holmes. Facile la vita, Tu osservi e Watson fa. Mantieni i comandi di concerto. Oh, santo.
No, no, aspetta, io qui devo usare il pad. No, cioè è impossibile. No, è impossibile da fare questa cosa senza il pad. Assolutamente impossibile. Vai. Dai. È difficile lo stesso, più che altro perché io non sono abituata con il pad. Sì, ma con la tastiera era tipo impossibile. Madonna santa. Sto uscendo scema. Sì, ma vai un pochino più veloce, Holmes, ti prego. Dai. Ah, mamma mia, ragazzi. Dai, adesso utilizzo il pad. Visto che forse va meglio. Una catena. Dai. La catena è tutta tua. Vai. Ecco, ti pareva. Vabbè, dai, questo è fattibilissimo. È assolutamente fattibile e per nulla difficile. Siamo? Ah, dovevo pigiare A. Ah, adesso non c'è più? Basta, ho perso l'occasione. Di! Ah, che bastardo! Di! Questi salti alla Matrix. Holmes, I'm here. Can you let me in? Sì, arrivo. Aspetta, mo ti apro. Vai. Porta aperta. È stato semplice, eh? A Mayan pyramid. Una piramide maya. Oh. A slot. It appears to be part of some. Interessante. Che questo sia Tekunuman? We need to hurry and find out what Mr. Mali is hiding. Sì, vai, non ti preoccupare, non mettermi ansia. Obviously for a dagger, Mayan period, I think. Sì, però non c'è. I'll need a dagger to work the method. Infatti. Cioè, questa è solo la custodia del pugnale. Forgia un pugnale Maya, ma sei serio? Va bene, andiamo a forgiare un pugnale. Chi non ha mai forgiato un pugnale? Vai. Ok, allora, premi per continuare, cosa devo fare? Vabbè. Non è che ci voglia un genio a fare sta cosa. E invece ho perso il te. Ah, perché il destro? Madonna, ma sono cieca. Ok, verrà, questo pugnale verrà uno schifo. Cos'è che avevo detto? Non è che serve un genio per fare queste cose. Mamma mia. Osu, passione forgia. Venuto bene? Abbiamo un pugnale Maya. Magna. Abbiamo un pugnale Maya, venuto bene? Dai, che è venuto bene. Sì, visto come era iniziata, non ci speravo, però. Ok, allora infiliamolo qui nella fessura. Wow. Another statue of Tekunuman. Sto tizio è un po' fissato, It can move, but a part of the mechanism is missing. Be careful, Watson, unless you want to be speared by Tekunuman. Allora non c'era nessuno nascosto dentro la statua. Ripristina il meccanismo dell'automa collegando tutti gli ingranaggi in tutti e tre i livelli di altezza. Ok. Non dovrebbe essere difficile. No, questo non va bene. Partiamo dai piccolini. Allora, questo va sicuramente qui. Ok. Iniziamo da queste qui. Vai, così gira. Questa basta. No, non ci arriverà mai. Ma ci arriverà questa, però. Infatti, perfetto. Poi, qui ce ne vuole un'altra grande. Sì? Ah no? Non ci sta? Forse in realtà ci va solo quel rialzino. Ok, questo va qui. Ecco. Questo va qui. No, non gira.
Proviamo così. Non gira. Ok. No, andava bene come ho fatto prima. Qui ci va la doppia grande con il cosino rialzato. Questo. Il cosino rialzato. Ok, e così gira. Poi, invece, per far girare questo, forse... Allora, vediamo un po'. Ok, allora, così ci arriva. Vai, potrebbe essere che finalmente ce l'ho fatta, eh? The chain doesn't fit here. Come non va bene? Forse va messa sotto e poi sopra ci devo mettere questo. Vediamo. Ah no, è perché ci ho messo sto patachino. Quindi questo lo devo mettere sopra. The chain doesn't fit here. Ah, invece no. Allora, proviamo così, rialzino. Ruota. Ruota. Catena. The chain doesn't fit here. Ma come? Ma andava tutto prima, è andata, ma non va più? Ok, così va. E adesso? Oh! Madonna, ragazzi! Che disagio! Ci ho messo 20 ore! Alla faccia! Era calibrata perfettamente, eh? Altro che maledizione di Tekonuman. Sono stati loro. Che cos'è? Devo trovare qualcosa qui dentro? Schegge. Oggetto metallico. Aha! Una chiave. Che culo aver rotto proprio il cassetto dove si trova la chiave. Ok, qui invece... dismantled these alarm clocks for their part. Abbiamo la chiave. Andrà bene, no? Ma dai. Vai. Ora dovrebbe aprirsi. No, prima questo. Ancora. Ah, è così aperto? Aha! Un idolo. Questo è l'idolo. Oh. 1881 Guatemala. The statue is in three parts. Only the gold is original. Marley must have reconstructed the other two. Eh già. Ok. E vediamo questo. Foglio di Bernard, so di essere l'eletto. Tekunuman vuole usarmi per i suoi scopi. Oh cielo, proteggimi, non voglio morire. Ok, questa tizia era completamente psicopatico. Comunque deve esserci qualcun altro. Eh sì. Ok, abbiamo visto tutto qui, mi sa. No, manca qualcosa. A piece of a map in metal. Sa riconoscere la mappa? This object evidently connects to something. Oh, è il pezzo del mappamondo! It's almost daylight. The workers will be here soon. It's time to leave. È il pezzo del mappamondo questo! What should we do next, Holmes? Andiamo! Via, via, via! Via, 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 via! Questo è il pezzo di mappamondo! Dobbiamo andare assolutamente al club e inserire il tassellino nel mappamondo. Ma ragazzi, lo faremo nella prossima puntata, anche se mi costa un casino fermarmi qui. Spero che vi sia piaciuta questa puntata e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!